Ciao amici, ben ritrovati. Oggi ho la scrivania un po' infestata dagli inchiostri della Rührer & Kleiner, un'azienda apprezzatissima, azienda tedesca anzi ancora prima del 1900, precisamente nel 1892, viene fondata un'azienda per la creazione di inchiostri che ancora oggi è un'azienda fiorente, un'azienda che sviluppa un sacco di preparazioni per le produzioni artistiche, per quelle stilografiche, per le litografie, ad esempio, insomma, inchiostri, inchiostri ed accessori per inchiostri. Ci sono almeno 3-4 linee che possono interessare noi appassionati di stilografica. Gli inchiostri, quelli classici, dopo passiamo alla presentazione del calamaio, poi ci sono le edizioni speciali e poi abbiamo gli inchiostri ferrogallici, vediamo se lo riconosco al volo, il Salix insieme a Scaviosa, che ce l'ho qua. Eccolo qua. Poi ci sono gli inchiostri, quelli permanenti, per i documenti, quindi gli indelebili, e poi ci sono gli sketch ink, che anche questi rappresentano delle novità perché i colori sono sempre in nuova formulazione. E andiamo un po' ad esplorare questo mondo così variegato, e anche perché mi piace parlare di Rührer & Kleiner in quanto è un'azienda che stimo molto perché mi piacciono molto gli inchiostri, ma la stimo anche per il fatto che questi inchiostri hanno un costo molto contenuto, offrono prestazioni di assoluto rilievo e sono quasi alla base della piramide dei costi di un inchiostro, perché con un centinaio di euro si compra un litro di inchiostro, pensate un po', e quindi difficile trovare qualcosa di più economico, ma anche difficile trovare. Il calamaio degli inchiostri Rührer & Kleiner è un calamaio classico, un calamaio che, dicevo, a volte che ricorda quasi le boccettine delle pastiglie, delle pillole del nonno. Un calamaio che comunque ha una capienza di 50 millilitri, si differenzia per via di un'etichetta personalizzata a seconda del colore, quindi abbiamo tutte le indicazioni del caso, un tappo appunto in alluminio che insomma fa molto vintage, fa molto retro e comunque fa il suo lavoro. Ci sono i tappi in particolare che parlano degli inchiostri, ad esempio quello dell'inchiostro indelebile, come vedete, è diverso, è di plastica, è una plastica grigia, è più alto, così come quello degli sketch ink, che in questo caso ricorda quello degli indelebili, però essendo di colore nero si differenzia. La varietà degli inchiostri per stilografica è davvero notevole, con alcune tinte base, ma alcune tinte davvero particolari. Mi viene in mente uno dei più rinomati, che è il verde gris, ma anche il golden green, questo oro antico, invecchiato, ossidato, il nero di Lipsia, l'antico Bordeaux che andremo a provare, il Morinda, ma sono tutti molto belli, il sepia, il cassia, insomma, c'è una bella varietà. C'è anche una serie in edizione limitata, al momento sono due edizioni limitate, uno è il Castanian Brown, che è quello che andremo a provare nel corso di queste video recensioni, ma poi ci sono anche degli inchiostri davvero particolari. Ad esempio, ha lanciato negli anni 90, se non ricordo male, una linea dedicata agli inchiostri per carta fotografica, quindi potete trovare anche questi per i ritocchi sulle fotografie, è una tecnica così di decorazione, di ornamento proprio sulle carte fotografiche. Ci sono poi gli inchiostri indelebili, io qui ne ho uno, ma si compone la gamma di 6 colori, sono tinte base che vanno bene e accontentano i gusti e le esigenze di chi ha bisogno di avere un colore indelebile per i documenti che devono restare a repertorio. E due inchiostri ferrogallici che hanno lo stesso tappo e quindi io non li riconosco mai al volo, eccolo qua, sono il Salix Scabiosa, un blu e un lilla, un rosa scuro, un magenta chiaro, insomma un colore di quel tipo lì. Credo di avervi raccontato tutto, non resta che metterli alla prova. E quindi oggi vediamo un pochettino questi due, ne ho scelti due, fra la gamma Sketch Ink, che sono Carmen e Liotte, un colore chiaro ed uno scuro.
Vale la pena spendere due parole sulla gamma degli Sketch Ink, che è un nome, un marchio registrato da parte del produttore. Sono degli inchiostri dedicati in maniera un po' più ampia alle belle arti, cioè non solo per la scrittura. In effetti la stessa azienda dice che sono compatibili con le nostre penne stilografiche, però ci mette anche in guardia e ci dice: mi raccomando, sciacquate bene, abbiate cura di detergere il vostro pennino quando l'avete utilizzato, e non peraltro mette a disposizione di questa gamma, di questa linea, anche un inchiostro detergente, quindi compatibile sì, con le piccole avvertenze che è giusto adottare. Io li utilizzo da diversi anni, in maniera veramente ignobile, perché non sono capace di disegnare e di metterli a frutto come dovrebbe essere fatto, però devo dire che in tanti anni non ho mai riscontrato dei grandi problemi. Come sempre vale quello che ci dice l'azienda e che ci dice il nostro buonsenso. Magari evitiamo di utilizzarli su penne troppo importanti o costose, utilizziamoli su penne che siano facili da sciacquare e da lavare, che possiamo comunque tenere sott'occhio se c'è da fare un lavaggio un pochettino più profondo. La gamma Sketch Ink, che forse vi ho già detto, scusate se mi ripeto, è un marchio registrato, si compone di 10 colori. Sono delle tinte molto belle, delle tinte che a vederle ricordano molto gli acquarelli. La composizione, infatti, dell'inchiostro comunque è diversa da quelli per scrittura, perché è composta da nanopigmenti. Quindi particelle finissime. Queste particelle finissime hanno una doppia caratteristica. La prima è di garantire tratti molto sottili quando li utilizziamo con dei pennini sottili, ma di dare anche moltissime sfumature. Sono resistenti all'acqua, ma hanno anche l'acqua come amica, perché possono essere, per così dire, usati anche col pennello, quindi un po' diluiti, e danno effettivamente un riscontro visivo molto gradevole. I colori, questi 10 colori, sono, vi ho detto, tenui, ma non crediate che siano dei colori opachi, smorti, sono molto vivi. Ad esempio, questo Carmen non è come alcuni inchiostri che ho recensito per le stilografiche, che sono molto belli magari nell'immagine di copertina, poi si asciugano sulla carta, viene assorbito l'inchiostro, insomma, sembrano un pochettino così svanire. Questi qua no, sono resistenti all'acqua, come vi dicevo. Non vedo l'ora di metterli alla prova. Ho scelto ovviamente una carta adeguata anche per questo. Ho caricato, partiamo da Carmen, su una Pelican con un pennino medio, e prima di incominciare la prova vi faccio vedere qualche cosa. Allora, stringo un po', la camera, avvertenza su questi inchiostri. Non sono inchiostri da stilografica, come abbiamo detto, cioè formulati espressamente per la stilografica, ma vi ho detto composti da nanopigmenti. E allora, la prima cosa, la prima regola è agitarli prima dell'uso. Agitiamoli perché devono rimescolarsi, essendo un particellato così fine tende a precipitare, e quindi se noi andassimo, per dire, ad intingere con una pen glass oppure col converter a caricare la penna, probabilmente non coglieremmo la parte, i componenti, proprio quelli, il principio attivo, passatemi il termine, un po' come avviene per gli inchiostri shimmering, che hanno queste particelle brillanti. Se li carichiamo senza agitarli prima, le particelle le troviamo tutte sul fondo e noi non carichiamo niente. Però attenzione ad un'altra cosa: quando andiamo a fare questa operazione, aprendo il coperchio ci troviamo, vedete, un sacco di inchiostro mischiato ad aria, tante bolle. E allora, magari con uno stuzzicadente, con quello che volete fare, lo girate un pochettino per riportarlo giù e quindi andare a caricare, se no, in questo caso andremo a caricare soltanto aria e una pochissima percentuale di inchiostro. Ve lo faccio vedere con un materiale inerte, che è la punta del pennino. Vedete, basta appena fare così e abbiamo già, adesso ci troviamo pronti per andare a prendere il nostro inchiostro, quello buono, con il converter. E allora, permettete amici, già che l'ho caricato qua lo stendo un attimo qui e facciamo una prova anche per verificare se sia effettivamente a tenuta d'acqua.
mi bagno il dito, e in effetti, come vedete, tiene l'acqua, quindi è resistente all'acqua, possiamo dirlo, sì, benissimo, prova superata. L'altra prova che vi faccio vedere, per confermarvi quello che vi dicevo, che non so se riuscite a vedere, che il pennino, nonostante l'abbia passato in acqua e agitato in acqua, è ancora, vedete, impregnato di alcuni pigmenti. Questo per dirvi che non è come su questa penna, basta metterla lì un attimo con qualsiasi inchiostro e generalmente si pulisce. Invece, ecco, c'è un pochettino più di attaccamento alla superficie da parte di questi pigmenti, quindi mi raccomando, pulite bene i vostri strumenti. Ho caricato su una Pelican 150 con un pennino medio l'inchiostro Sketch Ink. Ci metto anche questo, perché così è, della Röhrer . Vedete che non è l'inchiostro come... Ora faccio così, un rapido paragone. Mi ricorda parecchio, per esempio, l'ambre del Birmania, della Erbin. Però questo, guardate che razza di fittezza ha. Pelican M150. Ma se volessi provare a fare queste linee sottili che la casa mi dice posso fare, provo a girare il pennino in modalità reverse nib. Effettivamente, e anche il tratto diventa finissimo senza la minima sbavatura. Questa è una Canson da 200 grammi. Sto guardando anche come si assorba l'inchiostro su questa carta e anche come lasci una variazione man mano che il flusso e la velocità di scrittura diminuisca. Proviamo a vederlo incrociato, molto bello. Faccio così perché questo posso farlo. E in effetti è quasi un ocra, è molto carico, molto bello. Cambio pennino e proviamo l'altro, il Liot. Questo, scusate, non ho neanche scritto come si chiama. Questo è il Carmen. Ne ho parlato all'inizio e mi sono dimenticato di scriverlo. Molto bello. Sono andato a sciacquare il pennino, ne ho sostituito un altro, ho fatto un po' di operazioni di cambio per provare il Liot, che è praticamente il nero. E lo proviamo, sì, sulla stessa penna, ma con un pennino extra fine. Vediamo come cambia. Allora, sì, eccolo qua. Stiamo provando un... Infatti è molto più sottile questo... Fuori dubbio. Se devo dirvi, ma qui stiamo parlando di una mia propensione più che di un giudizio reale. A me piace di più sul pennino fine, trovo che siano più... mi piace di più, lo trovo più accordato, proprio si riesce effettivamente a lavorare, guardate che tratto sottile, poi nell'analisi visiva lo andremo ad analizzare, assolutamente, assolutamente bello. Questo è il Liot. Stiamo scrivendo con una Pelican 150, questa volta abbiamo un EF, un pennino
extra, fine. Come inchiostro da scrittura, per esempio, questo non sembra diverso da altri. Pare di avere a che fare con un inchiostro appena appena più liquido, più acquoso, se vogliamo, ecco, metterla in questi termini. Però diciamo che non vi accorgereste immediatamente di avere a che fare con un inchiostro diverso. Soprattutto colpisce comunque come il nero sia effettivamente un bel nero carico. Sono inchiostri che, è vero, non sono formulati proprio per la stilografica, però fanno bene il loro lavoro. Guardiamo con il tratto fine, in reverse nib. Ecco, per dire, un'operazione come questa su una carta che è una Canson, ricordiamolo, Canson Lettering da 200 grammi, un'operazione come questa di scrivere in reverse nib darebbe anche qualche problema anche con qualche inchiostro stilografico, cosa che non avviene qui. Andiamo a provare un attimo invece, visto che nella prova precedente ho usato il, come si dice, il Carmen, ecco, proviamo ad andare a scriverci un po' sopra, e come vedete, essendo resistente all'acqua, non crea i problemi di diffusione, di capillarità, che invece quando si va a scrivere su altri inchiostri capita. E allora vi faccio vedere in maniera indegna, mi perdonino gli artisti, quelli veri, ma lo faccio solo per mostrarvi che ho messo un po' alla prova questi inchiostri nelle varie tonalità, perché comunque si possono fare delle belle cose, e anche solo dei disegnini usando il colore. Ecco, questo volevo mostrarvi, che è possibile andare a scrivere sopra a quello che abbiamo già fatto. Questo l'ho fatto con un cotton fioc, giusto per fare una prova, come ho visto insomma fa qualche artista di quelli bravi, e senza ovviamente incorrere in qualsiasi tipo di sbavatura, perché comunque sono degli inchiostri resistenti all'acqua. Andiamo all'analisi visiva. Sketch Ink è una linea dedicata al disegno, al bozzetto, alle belle arti. Si compone di 10 inchiostri, 10 tinte, una più bella dell'altra, fatte per essere utilizzate sia per la scrittura, come stiamo osservando, che per i bozzetti, i disegni, ma soprattutto giocando con l'acqua è possibile avere effettivamente delle belle realizzazioni, per chi è capace ovviamente di farlo, non certo per il povero Marco Chiari. E dal punto di vista della scrittura, quindi per il nostro mondo stilografico, sono degli inchiostri che fanno il loro lavoro. Vi mostravo mentre scrivevo come il tratto sottile sia comunque garantito, perché questa è una delle caratteristiche che Roerer & Kreiner ci dice contando sul nanopigmento. Quindi di sicuro c'è, guardate qua com'è sottile questi segni che ho tracciato col pennino rovesciato, col pennino della Pelican, eccolo qua. E quindi sì, si usano, però mi raccomando, una certa avvertenza nell'andare a sciacquarli, nell'andare a pulirli e insomma tenerli con cura, perché comunque, lo dice la stessa azienda produttrice, sono degli inchiostri che potrebbero diciamo attaccarsi ai componenti della penna. Non per questo, cioè proprio per questo esiste anche la versione detergente della Sketch Ink. Bene, adesso andrò proprio a sciacquare il pennino. Io vi ringrazio e vi do l'appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!